mia utopia azione per una storia dell'anarchismo in Italia che prende 150 anni di storia. Ho voluto analizzare in particolare l'anarchismo sia come movimento politico, sia direi soprattutto l'anarchismo come movimento sociale, come istanza etica, come ambiente. È qualcosa di particolare, l'anarchismo è di unico secondo me e da questo punto di vista, cioè che riassume in sé la necessità appunto di portare avanti lotte e battaglie politiche insieme a un agire etico, personale e collettivo che è tutt'altro rispetto alla politica come la intendiamo comunemente. È un altro modo di fare politica, ma vuol dire anche un altro modo di essere individualmente e appunto in maniera collettiva. Questo direi che si vede nel libro e si vede anche come i grandi personaggi, i grandi eventi, che pure ci sono fondamentali all'interno di questa narrazione, si alternano a quelli che sono i militanti di base, potremmo chiamarli, e, diciamo anche gli eventi più piccoli, come le tante storie personali si intrecciano con la storia più complessiva di un movimento e insieme con la grande storia. Quindi importanza sì di personaggi quali Malatesta, Cafiero, per citare solo due nomi, ma anche di tutta quella mole, massa di militanti minori che fanno tra l'altro lavori diversissimi tra loro, appartengono a diversi ambienti sociali e sono ognuno, assolutamente unico e diverso dall'altro all'interno di una grande solidarietà di fondo che secondo me è la cifra forte del movimento anarchico e della storia del movimento anarchico.